Bentornati a Rabona speciale estate. Buonasera caro Filippo, come stai? Bene, buonasera. Visto come dondolo questa sera, dondolo. Sì, poi sei dietro le Galapagos. Sono le Galapagos. L'isola Galapagos. Va bene, perfetto. Tutto perché sono sempre arrabbiata che io sono qua a lavorare e tutto il resto del mondo è quasi in vacanza praticamente, no? Sì, poi tra l'altro oggi c'è stato un momento social particolarissimo. Io ho visto, non so se hai avuto occasione di vedere un video di Vieri che ballava col casco, che però... Ma Vieri comunque è in super forma, devo dire che ha perso un sacco di chili. Io lo proporrei alle due milanesi, perché è un parametro zero, ricordiamo, ecco. E davanti fa comunque la differenza, no? Assolutamente, sono d'accordo con te, si potrebbe valutare questa scelta di Vieri. Comunque anche questa sera abbiamo tanti argomenti, tanti servizi, parleremo della mega offerta che c'è stata per Cavani al PSG di 50 milioni. Sì, è venuta fuori questa indiscrezione, però secondo me... magari l'Inter l'avrà anche buttata là l'offerta, sì. Però Toir poi alla fine dice meno male che non l'ha accettata, perché sennò vabbè, no, una finta offerta. Comunque parleremo di tutto ciò con i nostri cari super ospiti e sto parlando di Tommaso Lavizzari. Buonasera e bentornato. In merito a Marziale, grande Manchester, ma per dirti riprendo le redini della trasmissione. Sì, volevo raccontarvi solo una cosa inerente a questo argomento del giocatore, della maglietta eccetera eccetera. Per esempio io oggi ho avuto difficoltà perché mi hanno proposto una pagina Instagram così di far fare questa maglietta a me, ok, del Milan, perché si sa che sono milanista, e mi hanno chiesto il giocatore preferito da mettere sulla maglia con il numero che volevo io eccetera. Bene, eccetera eccetera, te ne propongo bene uno io, no, 1-16B perché vabbè. Aspetta perché 24 è il giorno del mio compleanno innanzitutto, ma io non sapevo anni e giorni, visto? Dopo te lo dico. Preparazione perché l'Inter si piega. Si prenda, perché di fatto dicono che abbia praticamente opzionato, abbia blindato Gabigol, quindi io penso che Icardi andrà al Napoli e l'Inter prenderà Gabigol e Gabbiadini. Secondo me Icardi rimane lì. Pianino, devi mandare gli ultimi 20-25 minuti in campo. Chi parte dietro la Juve? Scusatemi se vi interrompo, ma da casa mi dicono, però a me sembra che il Lione abbia detto che La casette è incedibile, sì, perciò vuol dire che prenderlo bisognerebbe tirar fuori una barca di soldi. Però scusatemi, allora Icardi è incedibile però lo prendono, la casette è incedibile non lo prendono, bisogna mettersi d'accordo. Allora, è più completo. Cioè, comunque segna tanto, per quello. Io volevo salutare la casette. Beh, però come dice il mio amico un paio di messaggi, prego. Ciao, sono Fausto Rossonero, secondo me con l'arrivo di Paletta il Milan può insidiare la Juventus. Cioè, sì, dal parrucchiere, andiamo. Dal parrucchiere. No, ma questo era un po' ironico, credo. Sì, però nell'anno di Zaccheroni avevamo preso Biroff, che era una